Se pensi che l'allattamento al seno sia la scelta giusta per te e il tuo bambino, questo è il video che fa per te. Ciao, sono Ecovegan Mama, ma puoi chiamarmi Sara. In questo video ti svelo i 7 passi da seguire per allattare al seno con successo il tuo bambino. Quello che ti dirò è frutto della mia esperienza. Io sto allattando ora la mia terza bimba e ho avuto già altre due esperienze molto positive con l'allattamento dei miei primi due figli, quindi fondamentalmente sono 5 anni che allatto quasi in maniera ininterrotta. E sono sicura che l'aver seguito questi passi che ora condividerò con te ha contribuito enormemente a rendere positivo questa mia esperienza con l'allattamento. Quindi cominciamo dall'inizio, dal punto numero 1. Il primo step è quello di conoscere la biologia dell'allattamento. E no, non sto parlando di prendere una laurea in biologia, in anatomia, in medicina. No, semplicemente di conoscere quelle 3 o 4 informazioni basilari per capire come funziona l'allattamento al seno. Qual è la natura di questo processo e magari come funziona per gli altri mammiferi. Questo è molto importante perché purtroppo sull'allattamento girano ancora tantissimi falsi miti e credenze, e l'unico modo per sfatarli definitivamente, non lasciarsi influenzare magari anche dai consigli non richiesti, è possedere già queste informazioni e averle da una fonte certa. Questo ti permetterà per esempio di sapere che la tua alimentazione non influenza il sapore del latte o può provocare eventuali reazioni nel bambino. Ti aiuterà quando magari vedrai il bambino particolarmente agitato e qualcuno ti dirà: eh beh, certo, si vede che hai poco latte. Oppure si vede che il tuo latte non è abbastanza nutriente. Se ti sei informata correttamente prima, riuscirai più facilmente a non dare peso a queste sciocchezze. Il secondo step è quello di conoscere quali sono i benefici per la mamma e per il bambino. Questo vorrà dire rafforzare un po' le motivazioni per cui hai scelto di intraprendere questa strada, che diciamocela, non è sempre in discesa. Si possono incontrare degli ostacoli, possono esserci dei momenti un pochettino più difficili, come in tutte le scelte. Questo non perché l'allattamento sia una cosa particolarmente complessa, ma perché lo è la vita e quindi può succedere in tutto di scontrarsi con delle difficoltà. Allora essere molto consapevole del perché lo stai facendo ti può aiutare a superarle in maniera più serena. Per trovare queste informazioni ti basterà una semplicissima ricerca su Google, ma se vuoi andare un po' più nello specifico passiamo al terzo step, e cioè considera l'idea di seguire un corso sull'allattamento o leggere un libro su questo tema quando ancora sei in gravidanza. Fortunatamente ormai ci sono tantissimi specialisti a nostra disposizione, a disposizione delle mamme, per informarci su tutte le tematiche legate all'allattamento. Ci sono dei veri e propri corsi, solitamente tenuti da delle consulenti certificate IBCLC, che si svolgono sia online che in presenza. Altrimenti esistono dei libri, io te ne posso consigliare 2 in questo video. Un grande classico, e cioè Un dono per tutta la vita del pediatra Carlos Gonzalez, oppure un libro molto recente della consulente Irene Vaticano, e cioè Allatta che ti passa. In entrambi i casi troverai tutte le informazioni di cui abbiamo parlato nel primo e nel secondo step di questo video, oltre a tanta tanta motivazione ed aiuto in più. Il quarto step che ti permetterà di allattare con successo il tuo bambino è sapere in anticipo chi contattare in caso di necessità. Come ti ho detto prima, potrà succedere che ci siano dei momenti più in salita rispetto ad altri in questo percorso. Potrebbe capitare che il bambino non si attacchi in maniera ideale, potrebbero esserci delle barriere fisiche come un problema di frenulo corto, si può incappare in ragadi o addirittura mastiti. Nessuno di questi episodi rappresenta uno scoglio insormontabile, ma sicuramente senza il giusto aiuto, supporto o conoscenza sono più difficili da superare e potrebbero addirittura mettere in crisi il tuo allattamento. Tante mamme purtroppo hanno smesso di allattare per un episodio di questi o altri che sarebbero stati comunque risolvibili o superabili appunto con il giusto aiuto. Quindi io ti consiglio di informarti con anticipo per sapere se per esempio nella tua zona è disponibile un qualche servizio di assistenza per le mamme che allattano, di nuovo tenuto da una specialista, quindi una consulente IBCLC, o eventualmente chi poter contattare online, sempre per una consulenza. Il quinto gradino di questa scala è comunicare al tuo villaggio quali sono le tue intenzioni. Cosa intendo per villaggio? Intendo le persone che più ti staranno vicine, quindi eventualmente il tuo partner, il padre del bambino, oppure
tua madre e i tuoi parenti stretti, se ti rivolgerai a una babysitter o magari a un nido già nei primi mesi. Insomma, tutte le persone che staranno molto a contatto con te e che potrebbero volerti dare dei consigli sul tuo allattamento. È importante che tutte queste persone sappiano che il tuo desiderio è quello di allattare e che quindi ti sappiano supportare in questa scelta o quantomeno che non vogliano interferire. Anche questo io ti consiglio di farlo per tempo, quindi prima di avere il tuo bambino, perché se non ci sei ancora passata magari non te lo aspetti, ma nel postpartum siamo molto molto vulnerabili. Siamo stanche, a volte un po' impaurite da tutte le novità che ci sono cascate addosso, da questo nuovo ruolo in cui ci troviamo, che è così carico di responsabilità. Quindi capita a tante di non essere perfettamente lucide o magari di essere semplicemente più vulnerabili che nella nostra vita pre-bambini, ed è proprio per questo che ti consiglio di sondare il terreno prima, allo stesso modo di come dovrai fare per il sesto step, e cioè sondare il terreno con il pediatra. Se sai già chi sarà il pediatra o la pediatra di tuo figlio, puoi farlo con anticipo, altrimenti ti consiglio di farlo comunque durante le primissime visite quando nascerà il bambino. Anche questo te lo dico per esperienza sia diretta che indiretta: purtroppo non tutti i pediatri sono esperti in allattamento, anzi in realtà lo sono molto pochi, e alcuni di loro addirittura portano avanti certi falsi miti o credenze di cui abbiamo già parlato all'inizio del video. Con questo non ti sto dicendo che devi assolutamente cambiare pediatra se il tuo non è esperto in allattamento materno, però almeno sapere quanto peso dare alle sue affermazioni in questo campo. E sempre rimanendo in tema, il settimo e ultimo step per allattare con successo il tuo bambino è scegliere, se ne è la possibilità, il luogo in cui partorire. Perché lo sappiamo bene, i primissimi giorni sono cruciali per la buona riuscita di un allattamento, e questi primissimi giorni solitamente si passano in ospedale o comunque nel luogo in cui si è scelto di partorire. Per questo già trovarsi in una struttura che supporta correttamente l'allattamento materno, e questo significa non solo che a parole venga detto sì, supportiamo l'allattamento materno, ma che realmente ci siano un numero sufficiente di ostetriche, di consulenti, di infermiere specializzate nell'allattamento materno da poter supportare e aiutare tutte le mamme che si trovano nella struttura. So benissimo che questa scelta non è possibile per tutte le mamme, alcune non hanno scelta, esiste solo una struttura ed è o quella o casa. Quindi, posto che si può anche considerare l'opzione di partorire a casa o di partorire in una casa maternità se ce n'è la possibilità, se vi trovate nella condizione di dover scegliere un ospedale che sapete non essere proprio il top per il supporto all'allattamento materno, essere consapevoli di questo in precedenza vi può comunque dare gli strumenti per sopperire a questa carenza. Quindi magari essere già un pochino più informate voi stesse, aver frequentato un corso, farsi per esempio accompagnare da una doula postpartum che vi possa aiutare, tante piccole cose che si possono fare se appunto si ha la consapevolezza di sapere esattamente qual è la posizione della struttura in cui andremo a partorire. Io spero davvero che questo video ti possa essere d'aiuto. Un ultimo punto che non ho inserito nei 7 è ovviamente quello di avere alcuni strumenti, accessori che ti possono attendere a casa o che addirittura ti puoi portare in ospedale per facilitare l'allattamento. Ho già fatto alcuni video sui must have sia per la gravidanza che per l'arrivo del neonato, te li lascio scritti qui sotto in descrizione, ma tu fammi sapere nei commenti se vorresti magari un video breve proprio sui must have per l'allattamento. Intanto io ti ricordo che noi ci possiamo vedere tutti i giorni nelle stories su Instagram, mentre qui su YouTube con il prossimo video. Ciao ciao!